Con altre mostre e altri eventi in corso a Torino. E invece ora è il momento della nostra rubrica hashtag Occhio a chi bussa in collaborazione con le forze dell'ordine. Oggi però vi parliamo di Corecom, il comitato regionale per le comunicazioni. Vogliamo andare a vedere come funziona nel dettaglio e lo scopriamo con Marzia Di Giuli. Questo è l'ufficio dove lei lavora ogni giorno, ma cosa sono le controversie telefoniche? Sono i problemi che i cittadini, gli utenti in generale, possono essere privati o imprese, affrontano nel rapporto con le compagnie telefoniche. Quindi prima, se capisco bene, io cittadino devo fare una contestazione alla compagnia e se non funziona allora mi rivolgo a voi. È proprio così. Cosa fa il Corecom? Il Corecom convoca sia il cittadino che fa l'istanza, il cittadino l'impresa che fa l'istanza, sia la compagnia telefonica. Sbirciamo in questa stanza e li troviamo seduti a un tavolo insieme al riconciliatore del Corecom. L'utente appunto aveva richiesto l'attivazione di una linea fissa con fibra, ma in realtà è stata attivata soltanto la linea DSL. Obiettivo? Trovare un accordo tra le parti. Se così non avvenisse, il cittadino ha la possibilità di investire il Corecom del ruolo di giudice che deciderà chi ha torto e chi ha ragione. Quindi se la compagnia nega un rimborso e quel rimborso poi il Corecom lo ritiene dovuto, ordina alla compagnia con un atto amministrativo di concedere il rimborso e la controversia è così risolta. Ma il più delle volte non serve ricorrere a questa seconda scelta. Il Corecom nell'anno 2017 ha ricevuto 6.340 istanze. Ben l'82,56% sono state risolte positivamente. La maggior parte delle istanze riguarda spese non giustificate, quindi bisogna fare molta attenzione, questo è un consiglio anche per i cittadini, leggere le bollette che arrivano. Bisogna leggere con attenzione le bollette che arrivano e soprattutto bisogna essere molto molto attenti nel momento in cui viene sottoscritto il contratto con gli operatori. Ci spostiamo nella stanza accanto e troviamo un'altra riconciliazione in corso, ma questa volta virtuale, perché il Corecom del Piemonte, oltre a essere fra i più performanti, è l'unico in Italia a consentire udienze distaccate da ogni capoluogo di provincia. Volevo sapere se possibile, lei chiede lo storno integrale, se possibile spiegare come mai si sono creati questi servizi. Nel 2017 il Corecom del Piemonte ha consentito agli utenti di recuperare ben oltre 2 milioni di euro dagli operatori telefonici. Spesso si tratta di importi piccoli, ma la somma restituita può essere anche consistente. In un caso è arrivata a toccare le 100.000 euro. Offriamo questo servizio gratuitamente. Le alternative al Corecom sono le cosiddette commissioni paritetiche e lì l'utente si deve rivolgere ad un'associazione dei consumatori e quindi dovrebbe pagare una tessera, piuttosto che in camera di commercio e lì bisogna pagare dei diritti di segreteria. Al Corecom non bisogna pagare nulla. Come si fa a livello pratico? A livello pratico si compila un modulo che è sul nostro sito e si manda tutta la documentazione inerente al contratto. Si scarica il formulario e lo si compila in tutte le sue parti. Condizione necessaria è che il contratto telefonico sia stato sottoscritto in Piemonte. Il Corecom vi ricontatterà in tempo brevissimo e la soluzione della controversia ha una media di tempo di gestione di 45 giorni. Cosa vuol dire? Che in questo tempo si conclude, si arriva a conclusione dell'accordo di conciliazione con l'operatore. È una promessa? È una garanzia. Occhio a chi bussa, torna mercoledì.